L'utilizzo dei pacemaker o stimolatori cardiaci è molto diffuso, soprattutto perché l'invecchiamento della popolazione ha aumentato i casi di pazienti con differenti patologie cardiovascolari che possono beneficiare di questo intervento. Per dare una figura della dimensione di questo problema, ci sono stati nel 2015 più di 25.000 impianti in tutta Italia e un quasi 20% è stato effettuato nella regione Lombardia. Spesso si tratta di pazienti anziani, fragili, con differenti comorbidità, in cui il sintomo principale è un eccessivo rallentamento della frequenza cardiaca, spesso associata a sincopi o a cadute con fratture. Perciò si tratta di una popolazione numerosa in cui è importante fare una diagnosi appropriata per capire qual è la causa di questi episodi sincopali o di queste cadute e proporre degli strumenti come la stimolazione cardiaca o l'impianto di un pacemaker che sono in grado di risolvere in maniera pressoché completa, diciamo, la problematica di questi pazienti. Negli ultimi 20 anni la tecnica ha fatto enormi progressi che hanno permesso di ottenere alcuni importanti vantaggi. Uno è la riduzione della dimensione e quindi anche del volume di questi sistemi, che sono dei piccoli microprocessori che analizzano il battito cardiaco e istruiscono il pacemaker ad intervenire qualora la frequenza cardiaca scenda al di sotto di un certo livello. È un intervento che comunemente viene fatto con un'anestesia locale che richiede un brevissimo ricovero o in alcuni casi può essere anche fatto in terapia ambulatoriale. Poi l'evoluzione tecnica ha addirittura permesso di trasmettere via Wi-Fi tutte le informazioni contenute in questi device ad un centro di riferimento per stabilire una specie di ponte di contatto tra il singolo paziente e il centro che ha contribuito all'impianto. Questa è in un certo senso la situazione attuale. Tuttavia, è un campo in continua evoluzione e da numerosi anni è stato pensato e sono state anche eseguite le prime sperimentazioni ed è finalmente arrivato anche sul mercato la possibilità di un pacemaker, di un sistema di stimolazione che non necessita di elettrocateteri che vanno posizionati nelle camere cardiache, ma che viene direttamente posizionato all'interno del ventricolo destro, la camera normalmente utilizzata per la stimolazione cardiaca, e che quindi hanno, diciamo, modificato in senso, rendendolo quindi più semplice e molto meno complesso, la procedura e offrendo particolari vantaggi soprattutto nei pazienti più fragili. Quali sono i pazienti più fragili? Sono quelli che hanno avuto o una precedente infezione per cui è stato necessario rimuovere un device tradizionale, o pazienti che per una serie di motivi hanno problemi per patologie vascolari, all'introduzione di elettrodi a livello delle camere cardiache, in cui questa tecnica assolutamente innovativa di un sistema di microdimensioni che si ancora all'interno del cuore può rappresentare veramente la situazione definitiva. E la buona notizia è che finalmente è stato possibile eseguire come primo centro pubblico l'impianto di uno di questi device in un paziente molto molto fragile di 82 anni che ha iniziato a ottenere proprio sin dall'inizio i vantaggi legati a questa nuova metodologia. Il sistema di stimolazione cardiaco che viene messo quando il cuore per vari motivi va in blocco ed è, ricordo, un salvavita, consiste di un pacemaker vero e proprio del corpo dello stimolatore, al quale vengono collegati uno o due fili elettrici che attraverso una vena del collo vanno nel ventricolo destro per stimolare il cuore. Però questo tipo di sistema in alcuni casi può andare incontro ad alcuni problemi legati sia al corpo del generatore,
che viene, ricordo, messo sotto cute e che può qualche volta determinare degli ematomi, delle infezioni, ma sia soprattutto all'elettrocatetere che può andare incontro a fenomeni di frattura oppure anche di infezioni. Per ovviare a questa a queste problematiche, la tecnologia ha dato il via a una serie di importanti innovazioni, prime fra tutte la miniaturizzazione del corpo del pacemaker. Vedete il confronto fra i due. Questo è il prototipo del pacemaker che noi abbiamo impiantato, che viene inserito a livello cardiaco direttamente senza necessità di elettrocateteri e si attacca all'endocardio ventricolare attraverso quattro uscite elettricamente inerti ed è in grado di rilevare e stimolare l'attività cardiaca. Il paziente che abbiamo impiantato con questo nuovo sistema è un paziente affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa che ha avuto in passato numerosi episodi sincopali con un grave disturbo della conduzione dei fili elettrici cardiaci, per cui nel 2008 abbiamo messo un pacemaker classico come quello che vi ho fatto appena vedere, ma successivamente nel tempo ha sviluppato una grave infezione sia del corpo del generatore che degli elettrocateteri, che ha portato addirittura a una infiammazione del foglietto interno cardiaco, a un'endocardite, per cui con l'appoggio di una cardiochirurgia abbiamo dovuto espiantare i cateteri e il corpo del generatore. A questo punto, avendo anche delle comorbidità, diabete mellito, insufficienza renale, e dovendo reimpiantare nuovamente un altro pacemaker, abbiamo intuito che la possibilità per evitare una nuova infezione, perché questo è un paziente a rischio infettivo elevato, abbiamo pensato di impiantare il nuovo tipo di pacemaker di cui vi ho parlato prima, che non comporta, torno a ripetere, proprio per le dimensioni molto piccole, non comporta il corpo del generatore in una tasca sottocutanea e soprattutto l'impiego di